Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Prestiti usurai all'imprenditore durante la pandemia, 6 arresti a Napoli. Un imprenditore proprietario di un'azienda di assistenza su prodotti informatici entrata in crisi durante la pandemia Covid, referente dell'area del Partito Democratico di Soccavo, ricorre all'usura. In questo modo si indebita con diverse persone per ottenere prestiti in denaro funzionali al sostentamento della propria attività economica. Grazie alla sua denuncia prende il via l'indagine investigativa coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dal nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Bagnoli. 3 mesi di aprile e luglio 2023, che ha portato alle prime luci dell'alba l'esecuzione di 6 misure cautelari. I destinatari di tali misure sono di custodia in carcere Capezzuto Carlo e Barretta Giuseppe, di arresti domiciliari Siano Nicola e Minopoli Giovanni e invece obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Di Napoli Gennaro e di Donato Francesco. Dalle dichiarazioni e dall'analisi delle chat presenti sul cellulare dell'imprenditore è stato possibile acquisire gravi indizi di colpevolezza riferibili agli indagati, in particolare in riferimento al prestito di somme tra 6.000 e 71.000 euro, per i quali la vittima è stata costretta a restituire, fin quando ha potuto, un totale di circa 100.000 euro. Uomo trovato morto in un B&B è successo a Napoli. Un uomo senza vita è stato trovato in un B&B in via Sant'Agostino degli Scalzi a Napoli. La vittima aveva 61 anni, probabile che a causare il decesso sia stato un incidente domestico. I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in via Sant'Agostino degli Scalzi nel rione Mater Dei e nell'appartamento hanno trovato il cadavere per terra, le pareti della camera annerite. È probabile che a causare il decesso sia stata un'improvvisa fiammata generata dal fornello elettrico. Naturalmente si indaga. Vedi Napoli a Natale e poi torni, tanti gli eventi in programma. Tra novità e appuntamenti tradizionali, Vedi Napoli a Natale e poi torni, progetto finanziato e promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, offrirà a cittadini e turisti tante esperienze che animeranno Centro Direzionale, Piazza Mercato, il Quartiere Sanità e Piazza Municipio, in diversi momenti fino al 6 gennaio. Il Natale dell'Assessorato al Turismo è partito dal Centro Direzionale con Igloo Christmas Village. Questo è un evento al quale io tengo moltissimo. Anche l'anno scorso abbiamo portato per la prima volta, diciamo, il Natale, un evento di Natale al centro direzionale ed è un segnale importante che vogliamo dare perché significa che l'amministrazione ha attenzione per tutto il territorio e in particolare sulla zona est di Napoli e il centro direzionale in particolare vi sono progetti di valorizzazione e di promozione, sia dal punto di vista urbanistico e sia dal punto di vista turistico. Io vorrei che tanti e tanti turisti venissero qui a vedere questa parte della città che ha un suo fascino. In Vedi Napoli a Natale e poi torni ci sono anche il concerto di Capodanno, That's Napoli Live Show, con il coro diretto dal maestro Carlo Morelli. Il 1° gennaio in Piazza Municipio, l'Epifania a Piazza Mercato, Fiera del Giocattolo e della Calza dal 3 al 6 gennaio e Sanità Tattà. 6 gennaio al Borgo Vergini, nell'area antistante il cimitero delle Fontanelle in Piazza Sanità. E visto il grande flusso turistico in arrivo in città, l'Assessorato al Turismo e il Comune di Napoli hanno implementato i servizi. Ci sono infopoint, ci sono i tutor per strada che quest'anno abbiamo aumentato, ci sono perché no anche i bagni pubblici che servono e che abbiamo aumentato di numero, visto che sono aumentati e tanto di numero anche i turisti che stanno venendo, che sono venuti e che verranno nella nostra città, per un totale che va quasi a sfiorare i 2 milioni dal 30 novembre all'8 gennaio. Quindi c'è bisogno di un rafforzamento dei servizi e siamo pronti anche a questo.
Spari contro un condominio a Pomigliano d'Arco nel Napoletano. I carabinieri del nucleo operativo e il radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Roma all'altezza del civico 193. Secondo una prima ricostruzione, è emerso che sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili contro un condominio. In strada rinvenuti diversi bossoli calibro 9x21. Non ci sono feriti, indagini in corso per chiarire la dinamica. Comune di Napoli, arriva la proroga per l'ippodromo di Agnano. L'annuncio in una dichiarazione dell'assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Abbiamo disposto, dice, la proroga tecnica di un anno della concessione e la gestione dell'ippodromo di Napoli alla società Ippodromi Partenopei, nelle more dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica per una nuova concessione attualmente in corso. Si lavora ad una significativa riqualificazione dell'impianto, ma allo stesso tempo bisogna prima di tutto garantire i livelli occupazionali. Fondi PNRR per le scuole. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi assicura la conclusione dei lavori entro giugno 2026. 200 milioni di euro, a tanto ammontano i fondi messi a disposizione della città metropolitana di Napoli dal PNRR Scuole. 54 interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici pubblici adibita a uso scolastico, di proprietà e competenza della città metropolitana di Napoli. I lavori toccheranno i comuni di Afragola, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Ischia, ma anche la costruzione di nuove palestre, abbattimento e ristrutturazione di edifici o parte di essi, adeguamento sismico. Gli stessi dureranno 2 anni e termineranno entro il 2026. A illustrare il piano dei lavori il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, che ai nostri microfoni spiega. Le scuole sono 54, poi diciamo in alcune ci sono più plessi, quindi insomma il numero di edifici è anche superiore. E il tipo di interventi riguarda in alcuni casi addirittura la demolizione e ricostruzione completa delle scuole, in altri un intervento di rifunzionalizzazione con adeguamento antisismico, rifacimento di tutti gli impianti, sistemazione quindi anche poi della distribuzione architettonica per rendere gli edifici compatibili con le ultime tecnologie e le ultime normative, quindi una rifunzionalizzazione completa. La conclusione dei lavori deve essere entro giugno del 2026, quindi insomma si procederà, i lavori già sono stati consegnati a tutte le ditte, si procederà a tappe forzate, ci sarà un po' di disagio in questa fase intermedia perché chiaramente si interverrà su edifici che in parte sono occupati, però è un sacrificio che poi, di cui godranno tutti i cittadini, tutti gli studenti, si interviene su una platea scolastica di decine di migliaia di studenti. Siamo in collegamento con l'economista Gianni Lepre, ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Salve a tutti e buona settimana. Allora, presidente Lepre, oggi scade il termine per pagare l'IMU? Sì, difatti oggi è l'ultimo giorno per effettuare il pagamento dell'IMU. Ricordiamo, devono pagare tutti i proprietari di immobili, ad eccezione di quelli che praticamente abitano nella prima casa, in effetti, però c'è anche in questo caso un'eccezione: chi abita nelle case di lusso o in una villa deve comunque pagare. Un'altra scadenza importante ci sarà il 27 dicembre per le partite IVA? Beh, questo riguarda naturalmente il popolo delle partite IVA. Entro il 27 dicembre c'è da pagare l'acconto, ci sono 3 modi per pagare questo acconto: il modo storico, pagando l'88% di quanto pagato nell'ultimo periodo dell'anno precedente, o praticamente si può ricalcolare l'IVA, e in genere lo fa, quindi in modo presuntivo lo fa chi ritiene di incassare di meno, fa il calcolo in base a quello che ritiene di incassare e paga l'88% di quello che deve pagare per l'ultimo periodo. Invece poi c'è ancora un'ulteriore possibilità, quello di calcolare l'IVA in modo analitico, cioè si fotografa
il tutto al 20 dicembre, la situazione al 20 dicembre, e quindi si fa il calcolo di quanto dovuto e si versa, come detto, il tutto entro il 27 dicembre. Cosa accadrà dopo l'accordo della società per gli affitti brevi Airbnb con l'Agenzia delle Entrate? Cosa cambierà per i clienti? Per i clienti non cambierà assolutamente niente, perché l'accertamento riguarda la società, l'Airbnb, che praticamente ha avuto un accertamento dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2017 e 2021. Praticamente hanno avuto un accertamento per 779 milioni di euro, si sono accordati per versare al fisco 576 milioni. La società ha già fatto sapere che non si rivale, non farà niente per rivalirsi sui propri clienti. Questa insomma è una buona notizia per chi appunto fa affitti brevi. Per quanto ovviamente volevo precisare questo, ovviamente questo ha valore sempre più la nostra idea che bisogna perseguire i grandi evasori, perché è lì poi che c'è veramente da attingere. La Banca d'Italia ancora vede una decrescita dell'economia? Per il 2024 infatti sì, era previsto un incremento del PIL dello 0,8, si fermerà per la Banca d'Italia naturalmente allo 0,6%, invece ci sarà un incremento per il 2025, il PIL salirà all'1,1%, ma 0,6 o 1,1 sono comunque delle percentuali esigue, e il governo deve mettere tante forze in campo per poter migliorare ancora di più la nostra economia, ne abbiamo bisogno tutti. Che Natale sarà questo per la regione Campania? È un Natale che devo dire non si è presentato male, perché almeno dal punto di vista turistico Napoli ha dei numeri ancora di più in ascesa, quindi numeri importanti che hanno smosso positivamente la nostra economia. Io lo dico sempre, bisogna comunque fare in modo di veicolare dal punto di vista della città, di veicolare il tutto in modo positivo. Le notizie belle devono prevalere sulle notizie negative. Devo dire, ieri sera Report non ci ha fatto un buon servizio. Dobbiamo essere, ecco, noi invece comunicatori di Napoli, mi metto spero di farvi parte anch'io, perché sicuramente le cose positive sono di gran lunga maggiori di quelle negative sono poche, sono irrisorie, però purtroppo la cassa di risonanza è sempre più verso il negativo, meno nel positivo. Siamo noi che dobbiamo lavorare in questo senso, perché naturalmente il tutto migliora comunque poi il turismo è la nostra economia. Allora, Presidente, noi la salutiamo, le auguriamo un sereno Natale con tutta la sua famiglia e con tutti i suoi collaboratori. Naturalmente ci vediamo dopo le festività. Arrivederci. Ovviamente grazie a voi e buon Natale a tutti quelli che ci seguono. Rapina a Napoli, coppia aggredita, picchiati e derubati di 500 euro e dei telefonini, è accaduto la notte scorsa nel quartiere Marianella di Napoli. Secondo quanto raccontato dalle vittime ai carabinieri, la coppia, dopo aver parcheggiato l'auto sotto la loro abitazione in via vicinale Lardighello, sarebbe stata aggredita da alcune persone incappucciate. L'uomo ha subito una frattura del braccio sinistro, ritenuta guaribile in 30 giorni. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per ecchimosi varie. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto. A Napoli torna il pranzo di Natale per i poveri alla Camera di Commercio.
Dopo uno stop durato 2 anni a causa della pandemia, si è rinnovato il rito del pranzo per i bisognosi, organizzato dall'ente presieduto da Ciro Fiola con la comunità di Sant'Egidio. Torna dunque il pranzo di Natale per i poveri in Camera di Commercio. 100 persone che fanno parte della comunità dei Senza Fissa Dimora di Napoli hanno potuto accomodarsi ai tavoli imbanditi per l'occasione. Abbiamo iniziato 3 anni fa con l'apertura della Camera di Commercio ai più bisognosi e ritenevamo che l'ultimo Natale della nostra consiliatura si potesse chiudere con questa iniziativa. Questo per dare un segnale. C'è stata la pandemia che ha sconvolto un po', diciamo, il mondo, e per dare un segnale al mondo delle imprese di fare attenzione a chi rimane dietro. Nello storico Salone delle Grida gli ospiti sono stati serviti, oltre che dal presidente Fiola, anche dal vicepresidente Fabrizio Longo e da numerosi componenti della giunta camerale. Ed era corretto servirli in un modo dignitoso nel Palazzo della Borsa, attraverso posateria, ceramica, prodotti dell'artigianato di qualità. Loro devono vivere non solo un giorno, ma quello è proprio l'inizio, un significato che il mondo delle imprese deve essere vicino ai più bisognosi. Per la comunità di Sant'Egidio era presente Mimmo Annunziata, responsabile dell'assistenza senza fissa dimora. Noi rileviamo a Napoli una situazione di aumento del bisogno di strutture di accoglienza. Diciamo, al di là del cibo, diciamo, al di là delle distribuzioni che facciamo anche noi per strada durante la settimana, molti degli amici di strada ci chiedono accoglienza. Un evento che ripropone il tema del rapporto tra mondo delle imprese e nuove povertà in un'ottica di attenzione e confronto che non può non prevedere iniziative a sostegno dei più sfortunati. Fine. Caivano sempre più sotto la lente di ingrandimento nella giornata di ieri, in cui la Premier Meloni ha ribadito che proprio partendo dai Caivano che il governo vuole dare un segnale chiaro. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, invitato da Don Maurizio Patriciello nella sua parrocchia nel Parco Verde, ha tenuto un discorso davanti ai cittadini che ha concluso con queste parole: dovete decidere da che parte stare, da quella dello Stato o quella della Camorra. Al Policlinico di Napoli, visite dermatologiche gratuite in memoria di Gabriella Fabroscini, prematuramente scomparsa. In una giornata circa 200 persone hanno potuto usufruire gratuitamente di visite e consulenze dermatologiche gratuite al Policlinico dell'Università Federico II di Napoli, un open day organizzato per ricordare la professoressa Gabriella Fabrocini, che ha diretto l'unità di dermatologia clinica del Policlinico, oggi diretta da Massimiliano Scalvenzi, prima di essere stroncata da un male incurabile lo scorso marzo. Oggi Gabriella avrebbe compiuto 59 anni e lei era solita festeggiare con tutti quanti noi anche, diciamo, in questa sede, ed è stata dedicata a lei una giornata di dermatologia sociale, medicina sociale, rivolta ai più deboli, ai disagiati. 6 gli ambulatori attivi nel corso dell'iniziativa Open Arm Gabriella. Ed è a lei che sarà dedicato anche un centro di dermatologia per la cura delle patologie della pelle, rivolto soprattutto alle fasce deboli della società. A scoprire la targa, con il marito Fabrizio Pallotta e i figli della professoressa, anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il direttore generale del Policlinico Universitario di Napoli, Giuseppe Longo. È doppiamente importante per noi, anche perché oggi nasce la Fondazione Gabriella Fabrocini, che è una fondazione nata con oltre 70 soci fondatori, con molteplici finalità. Uno è quella della istituzione di un premio a suo nome, che verrà destinato alle personalità che si saranno distinte nel campo della ricerca, nel campo dermatologico. Questo centro di dermatologia, che è rivolto alla cura di patologie che investono soprattutto fasce deboli extracomunitari, seguendo anche una linea di attività di lavoro di Gabriella Fabrocini. Continuità, quindi, nel tempo di quello che era lo spirito principale dell'azione della professoressa, ossia questa sua particolare inclinazione verso le fasce più deboli.
Prodigio a metà del sangue di San Gennaro, si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, l'annuncio dell'avvenuto miracolo è stato accolto dai fedeli che affollavano la cappella del tesoro di San Gennaro con un lungo e caloroso applauso. Il miracolo è avvenuto al termine della funzione religiosa, infatti quando l'ampolla è stata prelevata dalla teca dei rappresentanti della deputazione e dall'abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, Monsignor Vincenzo De Gregorio, il sangue, come annunciato ai fedeli, era ancora solido ma in fase di scioglimento, di qui il caloroso applauso. Tutela dell'ambiente, transizione ecologica, confronto sulla giustizia amministrativa. Il mondo della giustizia amministrativa, riunito nella sede del TAR della Campania a Napoli per una giornata di studi in onore del presidente emerito della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio. Tutela dell'ambiente tra valori costituzionali e transizione ecologica, il tema dell'evento scelto anche per l'impegno in passato sul nostro territorio del giudice che da presidente del TAR respinse i ricorsi che nei primi anni 2000 provarono a bloccare la costruzione del termovalorizzatore di Acerra. A mio avviso è l'unica soluzione possibile del problema dei rifiuti e devo dire anzi che grazie a quella politica iniziata a suo tempo Napoli ora si trova in una condizione migliore di Roma, le posso assicurare. Io ho vissuto e vivo entrambe le esperienze, stiamo meglio a Napoli che a Roma da questo punto di vista, grazie anche all'inceneritore di Acerra. Dall'attuale presidente del TAR Campania Vincenzo Salamone al presidente del Consiglio di Stato Roberto Maruotti, i relatori dell'incontro. Le motivazioni della giornata le ha fornite il vicepresidente dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti Luigi D'Angiolella. Il TAR diede il via libera in quegli anni a certi interventi nella crisi dei rifiuti, risolse molti problemi. Coraggio è un uomo di un forte senso delle istituzioni e anche del pubblico, un senso del pubblico, del noi, di quella che è la civiltà poi della buona e corretta amministrazione, un uomo di grande spessore. In quegli anni il TAR da lui diretto fu un TAR molto equilibrato, c'erano molte polemiche allora, riuscì a districarsi benissimo. E siamo al calcio, il Napoli domina un Cagliari spigoloso, grazie a Quara e Osimhen, i gol delle stelle azzurre rispondono al temporaneo pareggio di Pavoletti, il Napoli ha dominato, un Napoli che ancora non ha ripreso certamente la splendida forma dello scorso anno, ma qualcosa di buono in campo si vede con il nuovo allenatore Mazzarri. Di qua lo dovreste sapere più di me, che quando una squadra dopo l'annata che ha fatto l'anno scorso in certi momenti era così, riusciva a vincere con facilità, che viene da un periodo in cui, soprattutto in questo stadio che è un monumento per tutta Napoli, di solito il valore aggiunto di questa squadra, stentavamo di fare risultati anche con squadre di e quindi questo ha creato un po' di nervosismo, un po' di apprensione, un po' di nervosismo. È normale che dovevamo sbloccarci, sono contento per tanti aspetti, ma quelli più importanti sono che si è rivinto in casa e questo ci voleva per una serie di motivi che capite benissimo e soprattutto sono contento che abbiano fatto gol sia Quara che Osimhen, perché anche loro sentivano questa pressione, questa cosa, insomma, che non era da loro, ci voleva proprio. Ecco perché sono rimasto veramente contento di questa vittoria. La salute non è una merce, nuovo sciopero dei medici. La salute non è una merce e ancora manovra contromano. Muore travolto il sistema sanitario nazionale. Con questi slogan è iniziato il presidio davanti al Ministero della Salute dei medici ed operatori sanitari aderenti a varie sigle sindacali. L'adesione allo sciopero è stata massiccia e in alcune regioni si aggira anche intorno al 90%. Seguiamo insieme ancora questo servizio. Nel metaverso oramai c'è una versione quasi per tutto, non per la pizza, almeno fino ad oggi, e la prima pizzeria con sede nel mondo virtuale non poteva che essere Campana. Ad Aversa, nella sede da poco inaugurata dell'antica e storica pizzeria Michele, satellite di quella napoletana di Forcella, è stata presentata l'iniziativa dagli amministratori di Michele in the World, Alessandro Condurro e Francesco De Luca.
stiamo man mano imparando praticamente questo nuovo mondo. Per me è una novità assoluta, quindi sono il meno competente in materia per poterne parlare. Però la cosa che mi dà fiducia è il fatto che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso sui bitcoin. Quindi è un qualcosa di nuovo, ma non sempre le cose nuove vanno scartate, non sempre le cose nuove vanno viste come nemico. Progetto in realtà già iniziato con l'adozione della blockchain, insomma, garantendo in maniera in via digitale quella che è la nostra filiera, che sono i nostri prodotti, e questo è stato l'inizio di un certo tipo di collaborazione. Gli NFT che presentiamo oggi sono semplicemente una consecuzione di questo progetto che parte già qualche tempo fa. Per noi che siamo e rappresentiamo una pizzeria storica, quindi fatta di grande tradizione, ma che vuole spostare il focus su quello che è l'innovazione, perché non ci fa perdere la nostra connotazione di tradizionalità, ma ci spinge verso traguardi che finora ancora non erano stati scrutati. Gianluca Radice e Laura De Vincenzo di WeHub, durante la presentazione, hanno poi svelato i primi 3 NFT, gli oggetti digitali che proietteranno il fondatore della storica sede dal 1870 al futuro del web 3.0. Abbiamo creato quindi con loro una serie di NFT, laddove per NFT la traduzione letteraria è Not Fungible Token, ovvero rappresentano un gettone, se possiamo definirlo appunto così, un qualsiasi cosa che si vuole digitalizzare, un'opera d'arte digitalizzata. E questo token, essendo basato su una tecnologia blockchain, fa sì che l'opera sia autentica, sia irreplicabile, e quindi abbia un carattere di autenticità molto forte. Gli NFT che oggi abbiamo quindi presentato verranno esposti, sono quindi esposti nella galleria, nel metaverso sviluppato appunto dalla pizzeria da Michele. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Telebomero Notizie. Arrivederci.